Siamo con mister Roberto Lattanzi, una sconfitta per le vie Regine quest'oggi contro il Monte Giorgio, partita che si è messa subito male perché al primo tentativo il Monte Giorgio è andato in vantaggio, pronti via nella ripresa, è arrivato subito il raddoppio. Chiaro che quando le cose si mettono così diventa complicato, la vie Regine ci ha provato come sempre fino alla fine, è mancata un po' di precisione in zona conclusiva, un pizzico di precisione in più avrebbe magari sortito qualche effetto diverso. Sì, solitamente queste partite quando crei così tanto come abbiamo fatto oggi non le perdi. Io penso che abbiamo fatto veramente una gran bella prestazione, abbiamo tirato mai come oggi tantissime volte in porta, purtroppo con poca precisione perché il portiere loro magari non ha fatto parate eccessive, però noi siamo andati tantissime volte in area loro e tante volte abbiamo sbagliato anche delle situazioni dove si poteva fare meglio. Le uniche indecisioni, forse una, sul primo gol loro, perché ci siamo persi un uomo in una marcatura in un calcio d'angolo, però poi per quanto riguarda il secondo gol è stato un gol bellissimo da parte di Marco Aldi, lì una girata, insomma un pezzo di bravura da parte del loro giocatore, poi per il resto insomma loro non hanno fatto niente, se andiamo a vedere il rigore che probabilmente non c'era, che hanno sbagliato, ma poi è finita lì. Noi abbiamo fatto una grande partita, secondo me questo è lo spirito giusto che dobbiamo avere, non abbiamo mollato nemmeno quando eravamo sul 2-0 fino a pochi minuti alla fine perché abbiamo cercato di riaddrizzare la partita in tutti i modi, quindi credo che fisicamente siamo bene, abbiamo fatto una buona prestazione e questo credo che sia di buon auspicio per la prossima gara che dobbiamo fare, fondamentale di Senigallia. Come hai detto tu, lo spirito è quello giusto, è più che altro un incidente di percorso dopo anche le due prestazioni positive di Fossombrone in casa con l'Atletico Gallo. Le prossime due partite saranno chiaramente decisive anche appunto sul piano dei punti da trovare contro due dirette concorrenti per la zona salvezza, ma già anticipato la mia domanda, il Vie Regine andrà a cercarsi questi punti forte comunque di un buon momento, di un buon periodo sul piano della prestazione, del gioco e della convinzione. Sì, noi dobbiamo essere bravi a non farci abbassare, insomma non abbassare il morale per questa sconfitta, perché questa sicuramente è una sconfitta meritata. Sul piano del gioco penso che abbiamo fatto molto bene, quindi dobbiamo ripartire da qua. Non sono preoccupato per le prossime partite, se noi riusciamo a tenere il ritmo che abbiamo avuto oggi, se riusciamo a tenere la corsa che abbiamo avuto oggi, credo che possiamo far bene nelle prossime partite. È chiaro che Monte Giorgio sarà una squadra che magari lotterà per altri traguardi, invece nelle prossime partite ne giochiamo con squadre che ci stanno lì e quindi non le dobbiamo assolutamente sbagliare sotto appunto il punto di vista del risultato, dobbiamo cercare di essere più cinici rispetto a come siamo stati oggi, più precisi per cercare di fare nel modo più assoluto risultato in queste partite. Siamo con mister Gianluca Fenucci, una vittoria importante e preziosa per voi su un campo difficile come quello dell'Elvia Recina, partita che si è messa subito bene, sbloccata dopo appena 7 minuti, poi il rigore sbagliato da Marco Aldi che avrebbe chiaramente dato un po' più di serenità per il prosieguo della gara, bravo, bravissimo, poi il numero 9 a trovare quel grandissimo gol inizio ripresa, poi il resto l'ha fatto la squadra che si è messa bene dietro, ha coperto gli spazi e ha concesso comunque poco all'Elvia Recina che nonostante l'arrembaggio non è mai riuscito a impensierire il vostro portiere? Ma sì, credo che hai detto giustamente un po' tutto tu, siamo stati molto più bravi del solito dietro, abbiamo forse difeso un po' più bassi, però abbiamo concesso pochissimo, poi gli episodi fanno la differenza, abbiamo sbloccato con un bellissimo gol di Rossi su un corner, tra l'altro abbastanza casuale, non battuto benissimo, però il calcio è anche questo, lui è stato molto bravo. Potevamo raddoppiare col rigore di Marco Aldi, non ci siamo riusciti, poi Sebastian però si è rifatto alla grande perché ha fatto veramente, ha segnato un gol eccezionale, perché in queste categorie un colpo di testa così mirato, con quella forza, con quella precisione, stando così tanto in aria non si vede spesso, la squadra ha giocato molto bene. Sono felice perché oggi non era una partita facilissima, è stata anche una giornata abbastanza travagliata. Sono felice per i dirigenti, per il presidente Belleggia, per la signora Rosella, per tutti i dirigenti, in particolare per Filippo e il nostro segretario, per Gina e Tito. E soprattutto per i ragazzi, perché meritavano un'altra soddisfazione. Adesso la classifica sorride un po' di più, ma noi dobbiamo vivere la giornata perché adesso come adesso siamo anche abbastanza risicati in rosa
e non abbiamo grandissime varietà di sostituzioni, di cambi, eccetera. Però io penso che il Monte Giorgio ha fatto quello che deve fare sempre.